Comunque, come peraltro era giusto e sacrosanto, il governo deve verificare, noi gli abbiamo mandato quello che è logicamente il dossier, se diciamo, la delibera e quindi il progetto di candidatura rientra nell'ambito di quei 13 punti che voi sapete perfettamente il governo aveva indicato, in modo particolare ovviamente sostenibilità, aspetti diciamo, di costi-benefici, minori investimenti possibili, rispetto del suolo e del territorio, ecologia, ambiente, insomma tutta quella roba che conoscete perfettamente. Per cui in quest'ottica qui c'è anche un discorso che riguarda logicamente le strutture messe a disposizione da Torino, in particolare dal Piemonte con Sestriere, da Milano in particolare con la Valtellina, Bormio, Livigno eccetera, e Cortina con il resto. Molto semplice. Io quello che voglio dire è una cosa importante, devo dire che ho letto stamattina di fretta la rassegna stampa, molti di voi, quasi tutti, l'hanno sottolineato, cioè qui stiamo parlando di una cosa unica, cioè una cosa innovativa, diversa, coraggiosa, che ovviamente ha avuto il benestare diciamo, di sostenerla da parte del CIO, e ovviamente anche da parte del governo, ma credo che diciamo, la positività di questo progetto, in particolare dell'Italia che lo ha sostenuto e l'ha fortemente voluto sulla base anche del lavoro della Commissione, sia diciamo, qualche cosa che forse può rappresentare uno spartiacque, se volete, nella storia delle candidature.